Ciao, ciao Pietro, Ciao a benvenuto. tutti e benvenuti, grazie a voi per avermi invitato, più che l'onore è mio, più che altro. Ma scherzi, guarda, noi festeggiamo questi 10 anni di sinestesia e avevamo bisogno di persone come te, piene di energia e ovviamente di professionalità, perché adesso ci racconterai un po' quello che fai e quindi per festeggiare i nostri 10 anni avevamo noi bisogno di te, non tu bisogno di noi, figurati. Anzi, grazie veramente, veramente per essere qui con noi. Dai, e soffiamo su sta candela allora, dai. Benissimo. Senti Pietro, io adesso vado a leggere perché qui ci sono scritte tutte le cose che fai e io non mi voglio sbagliare, quindi le leggerò. Quindi, tu sei IBM Italy Executive Architect, Chief Scientist and Strategist for Active Intelligence, Member of IBM Academy of Technology Leadership, Head of IBM Italy Center for Advanced Studies. Spero di averlo letto bene e spero di averle detto tutto quello che fai. Ma la domanda è, posto che tu lo abbia del tempo libero, che cosa fai nel tempo libero? Ah, bella domanda, bella domanda. Tieni presente, come dire, che è sempre la grande verità che all'aumentare del numero dei titoli diminuisce il tempo lavorativo mediamente, no? È molto condensato. E, a parte gli scherzi, il punto è, riflettevo vedendo un pochettino anche questa domanda, come me l'avete anche anticipata, no? Ho detto, Certo. nel mio profilo Twitter ho scritto qualche anno fa quando mi chiedevano dove vivi, io semplicemente ho detto vivo a 10 anni da qui, nel futuro evidentemente, no? E questo fa sì che le cose le puoi vedere da una prospettiva diversa, l'attualità, quello che ti circonda. Magari, sai, come al solito, quando passa il tempo le cose le vedi sempre più ristrette, più rimpicciolite, più, diciamo così, ricostruite. E questo fa sì che mi lascia per tanto tempo per i miei trulli, il mio olivo, il mio orto, il mio motozappa. Anzi, sai che sto scrivendo un libro, il motozappa, latte, lo zen e l'arte di riparare il motozappa. È un'avventura, Fantastico. Quindi per rimanere e per guardare meglio le cose che succedono, a dire la verità, bisogna sempre cercare di guardare avanti, quindi bisogna sempre cercare di essere avanti per poter poi vivere al meglio anche il presente. Questa è l'ambizione, no? È l'esatto contrario di ciò che fa l'intelligenza artificiale che faremo poi, di cui discuteremo ampiamente, no? Dove si Certo. cerca, come dire, di guardare al passato e di trovare delle regolarità per il futuro, io faccio esattamente il contrario, cerco di mettermi nei panni del futuro per capire, diciamo così, e modificare il presente perché ciò avvenga, né più né meno. Quindi, visto che l'intelligenza artificiale è un argomento che ormai da anni nella realtà, nella letteratura, nel cinema, è stato trattato veramente in ogni modo, oggi è arrivato più vicino a noi, oggi fa parte della nostra vita di tutti i giorni, anche se magari qualcuno non se ne rende conto. Ma se tu dovessi spiegare che cosa vuol dire intelligenza artificiale a un bambino, come lo faresti? Beh, cioè, che bello questo esercizio, no? Chiaramente, spiegare a un bambino, poi quando si è in grado di spiegarlo a un bambino è come. E significa che l'hai masticato così tanto questo concetto che siamo in grado di spiegarlo un po' come l'acqua, no? A che serve l'acqua? No? Il bambino immediatamente lo capisce, anzi, non lo devi manco spiegare, fra virgolette. E quindi dobbiamo spiegarlo a mia figlia Greta, che ha 9 anni a questo punto, no? E che è peraltro una vostra neofita frequentatrice Ah, di ecco. Girls for Tech, voglio dire, l'ho scoperto recentemente, devo dire. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? A Greta, io gli dico semplicemente è un modo perché le macchine diventino meno antipatiche. E alla fine le macchine sono antipatiche, perché sono antipatiche le macchine? Non tutte le macchine, non solo i computer, ma anche l'ascensore per dirti, no? Perché sono molto distanti da noi. Beh, l'intelligenza artificiale ci aiuta a impedire di essere innaturali, no? Per esempio, noi quando parliamo con le macchine schiacciamo tasti,
muoviamo leve. L'intelligenza artificiale non è altro che una sofisticazione della macchina che ci aiuta a essere più vicina a noi, quindi a capire la nostra voce, i nostri gesti, eventualmente essere proattiva in qualche modo, voglio dire, anticipando qualche nostro bisogno e così via. Attenzione però, ovviamente, no? E poi questa intelligenza artificiale è qualcosa che sta dentro le macchine, non si tocca, non si vede, è quasi un ingrediente, uno dei tanti della ricetta complessiva che fa un sistema, no? Ed è così pervasiva e diventerà sempre più pervasiva che quasi quasi ce la dimenticheremo fra poco. E quindi, come secondo proprio sulla base di quello che dicevi adesso, quindi oggi c'è un grandissimo interesse intorno a questo, proprio perché il termine, che una volta sembrava una cosa lontanissima, è uscito un po' diciamo, dalla sua aura di tecnologia, eccetera, ed è diventato un po' più accessibile. Però c'è effettivamente una differenza tra l'intelligenza artificiale che può essere, diciamo, compresa dall'utente, dall'utilizzatore di sistemi più o meno complessi, e quella che invece usa l'industria. Quindi ci sono delle differenze, importanti, come le. Ma che devo dirti, dal mio punto di vista non c'è nessuna differenza, nel senso che così come non c'è nessuna differenza tra il cellulare, no? Che tu usi in azienda rispetto al cellulare che usi a casa, che differenza c'è? Anzi, molte volte addirittura le aziende invitano a portare, bring your device, a portare al lavoro e a far, come dire, usare. Congiuntamente sia per scopi personali che per scopi aziendali, lo stesso identico device, no? Beh, l'intelligenza artificiale è la stessa questione, cioè cambiano i problemi a cui vengono applicati. Magari l'industria richiede un'intelligenza artificiale, fra virgolette, più robusta. Robusta significa semplicemente che deve resistere a maggiori problematiche che potrebbe ricevere quel sistema di errore o roba del genere, ma la percezione è la stessa, cioè la complessità e gli algoritmi che stanno dietro sono esattamente gli stessi. Vuoi che sia che l'intelligenza artificiale che sta dietro al tocco di un tasto che facciamo a casa del nostro smartphone o del nostro smart TV o tutte queste cose smart che ci circondano, dalla stessa intelligenza artificiale che sta in azienda qua, che in modo scientifico manda l'email per catturare l'attenzione dei propri clienti. Ecco, questa è un po' la differenza che ovvero non c'è differenza tra industria e consumer. Cambiano i casi d'uso, questo è, ovvero i tipi di utilizzo. E la cosa più interessante perché l'intelligenza artificiale è sempre più una questione di pubblico dominio, no? Non è solo per addetti ai lavori, perché cominciamo a vedere gli effetti di questi algoritmi, e stiamo sempre parlando di algoritmi, non stiamo parlando chissà di che, di magia o di nuovi esseri animati, stiamo parlando di brutalmente di oggetti artificiali, per l'appunto, diciamo così, però algoritmi che in qualche modo rendono le cose che ci circondano molto più simpatiche, fra virgolette, no? E quindi adesso riuscire a fare una traduzione simultanea addirittura da una lingua a un'altra lingua, riuscire a, diciamo così, a parlare a un oggetto che abbiamo sulla scrivania o un frigorifero. E quasi quasi non fa nemmeno un errore, no, di dire, nel comprendere il nostro audio, sono gli effetti eclatanti che tutta la gente vede e quindi anche il bisogno di comprendere da parte di tutti dei consumatori quello che hai. Quello in verità che sta avvenendo industrialmente e non solo dal punto di vista dell'industria, devo dire, ma anche dal punto di vista dei governi, ad esempio, no? E che ci si sta rendendo conto che questa informatica di nuova generazione, di cui l'intelligenza artificiale fa parte, no? Poi ci sono anche altre macro tecnologie in verità
che aiutano a creare sistemi complessi, può aiutare in qualche modo a rendere la nostra società complessivamente molto più efficace, se vuoi, no? Nei confronti dei propri cittadini. E quindi cominciamo a vedere anche dei piani strategici a livello addirittura di nazioni o sovranazionali che aiutano in qualche modo a indirizzare l'adozione di queste tecnologie o anche lo studio, la ricerca e quant'altro. Ecco, questi sono un po' i due baricentri tra il consumer e il grande governo, diciamo così.